Siamo nell'abitazione della sorella di Rosa Tirotta, scomparsa da circa 6 mesi. La mattina del 6 aprile 2012, ricordiamo brevemente la vicenda, era appena rientrata da Firenze insieme alla stessa sorella Maria. È arrivata a Cutro la mattina del 6 aprile, venerdì santo, è andata a fare il giro delle chiese di Cutro, verso le 10 rientra, fa la doccia, si cambia e poi dice ai fratelli e alla sorella di andare a Crotone. Alle 10.30 prende il pullman da Cutro a Crotone. Dopodiché non si hanno più notizie di Rosa. Vedendo che non ci sono, la Rosa non rientra, i fratelli e la stessa Maria si mettono a telefonare, a chiamarla sul cellulare, ma purtroppo senza nessuna risposta. Questa è la storia detta un po' velocemente. E quindi Maria adesso ci confermerà se tutto questo è vero. Sì, sì, le cose sono andate effettivamente così. Siamo arrivati la mattina da Firenze, dopo aver fatto, come ho già detto, dopo aver fatto il giro delle chiese, Rosa è andata a Crotone e da quel momento si sono perse le tracce. Sono quasi 6 mesi e purtroppo sappiamo solo che Rosa non è a casa. Non abbiamo nessuna notizia. Proseguono anche le indagini da parte delle forze dell'ordine. Ogni 10 giorni il nuovo comandante mi convoca in caserma per discutere insieme, ma purtroppo ancora non abbiamo nessuna notizia che ci possa far capire cosa è successo quel giorno. Si capisce benissimo l'emozione di Maria, anzi è molto equilibrata in questa situazione. L'ultimo avvistamento certo è stato nel momento in cui Rosa è entrata nel pullman, dopodiché è sparita nel nulla e nessuno riesce a dare delle delucidazioni, spiegazioni valide. Se ne è occupata anche la trasmissione che l'ha visto sulla vicenda di Rosa. Ci sono state alcune telefonate di avvistamento nella zona di Paola, di Cetraro, ma sembra che non siano attendibili. Sì, in effetti abbiamo stabilito insieme al maresciallo di Scalea che è una signora che rassomiglia a mia sorella. Rosa al momento della sparizione aveva 49 anni, il 14 agosto doveva festeggiare i suoi 50 anni. Sì, Rosa ha compiuto 50 anni il 14 agosto. Certamente doveva essere un giorno di festa e purtroppo il giorno di festa sarebbe avere notizie. Bene, il 6 ottobre si terrà una fiaccolata organizzata anche dal Comune di Cutro e da tutte le associazioni presenti a Cutro per ricordare Rosa, per sensibilizzare la popolazione di Cutro e del circondario a essere maggiormente sensibile se qualcuno ha delle notizie di farsi vivo, anche in forma anonima se così è possibile, per poter dare delle notizie se ne è a conoscenza. Per il 6 ottobre stiamo organizzando una fiaccolata insieme al Comune e per ricordare Rosa, alle 18 verrà celebrata una messa nella chiesa matrice e alle 19 poi ci sarà il raduno davanti alla chiesa, partirà il corteo che farà le principali vie del paese. Vorrei invitare la cittadinanza a partecipare, tutte le associazioni presenti sul territorio e nel circondario. Soprattutto
Quindi, come dicevamo, si vuole tenere accesa l'attenzione su questa strana sparizione, perché Rosa Tirotta era una persona normalissima, tranquilla, non aveva grilli per la testa, e quindi ecco, questa è la stranezza che la sorella Maria, soprattutto i familiari, i fratelli, non riescono a darsi una spiegazione, non riescono a darsi pace. Senza dubbio le forze dell'ordine stanno facendo il possibile per arrivare alla soluzione di questo caso. La sorella Maria, che purtroppo per l'emozione non riesce a esprimere il suo concetto, il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Cutro la sta chiamando diverse volte per avere un contatto, dei colloqui su questo episodio. Siamo sicuri che la prefettura, il questore e anche tutte le forze dell'ordine provinciali sono alla ricerca di questa soluzione, alla ricerca di Rosa Tirotta, che ricordo è sparita la mattina o nella giornata del 6 aprile del 2012, dopo essersi recata a Crotone. Allora, per concludere vorrei ringraziare tutti coloro che parteciperanno alla fiaccolata, ringraziare il sindaco e gli assessori che mi hanno subito appoggiato in questa iniziativa, e volevo fare un appello alla signora che quel giorno ha viaggiato con mia sorella sul pullman, di farsi viva e di dirci che cosa ha detto, perché mi risulta da informazione così avuta dall'autista che mia sorella era seduta con una signora di Cutro sull'autobus e ha parlato insieme a questa signora. Se non vuole presentarsi da noi, può andare anche dalle forze dell'ordine e dire magari dove c'è mia sorella, se le ha detto qualcosa.